Amici, ancora una volta teatro qui ad Ariano Irpino, grazie alla Compagnia Surreale. Questa sera abbiamo degli ospiti illustri, illustri direttamente da Benevento, la Compagnia Solot. Come va prima di tutto? A me bene, a te? Abbastanza. Quello è l'importante, la salute è la prima cosa. No, per niente il nostro spettacolo si chiama Salute. Allora, la cosa principe di tutto questo spettacolo è il rapporto, l'interazione che si fa col pubblico e l'attore principale che è il vino. Il vino come? Il vino in tutte le sue declinazioni possibili, dalla valutazione storica di come è nato il vino, dai primi tentativi di vinificazione e poi soprattutto dalla letteratura e dal teatro che si è fatto del vino, naturalmente con un tocco leggero, divertente, brioso e attraverso dei momenti, lo hai anticipato tu, dei momenti di interazione con il pubblico che sarà chiamato a degustare con noi il vino, ma non solo quello. Va ritroso nel tempo, hai fatto un discorso anche storico e pregno che sarebbe dalle nozze di Cana ai giorni nostri, sì. Insomma, che bella cosa. Erano le nozze del cane, ma di sicuro erano delle nozze, che sono le nozze del cane? Ah, la Bibbia. Sì, certamente, una battutaccia, ci eravamo messi d'accordo. Ma l'altro sei ignorante, perché non è la Bibbia, è il Vangelo. È il Vangelo, ma non è la stessa cosa. No, quello è l'Antico Testamento, però ci sono altre citazioni. Io sono l'intellettuale del gruppo, lui è... Io sono il cafone, quelli che porti i pack, cosa, mette a posto le scene. Sì. Intanto questa compagnia sono 23 anni, longeve, va avanti così. Io ti ringrazio, purtroppo è qualche annetto in più perché siamo attivi dall'87, fatti i conti. Adesso facciamo 30. No, io no, lui per la verità pare mio nonno, ma per il resto andiamo bene così. Bello stare a teatro con gli attori, è una cosa fantastica. Allora, mi permettete di chiamarvi ragazzi? Assolutamente, ma fa piacere. Dobbiamo, anche se quella cifra che abbiamo pattuito mi sa che non la tengo, perché mi vedi un po' tu, se ti accontenti. Bene, oltre a Salute, tante altre opere, sì. Come per esempio? Ma noi abbiamo un repertorio che spazia sull'umorismo contemporaneo, ti sarai accorto che ci piace ridere e far ridere, ma con grano salis, cioè voglio dire con gusto, senza strafare ed evitando la volgarità. Sai, viviamo tempi volgari e non ci serve il nostro apporto in questo senso, semmai serve un contributo nel senso e nel segno opposto, cioè di dare un tocco, scusa... Ma come uno dice, non fatta serie, sta facendo un discorso sulla drammaturgia contemporanea tra su quello è di battipaglia. Una cosa senza ride, non ho capito bene che significa, però forse è di battipaglia. Si vede? È di battipaglia. Dopo mozzarella per tutti. Se venite a teatro lui ha portato anche le mozzarella. Fantastico, meraviglioso. Insomma, tutto però mai volgare, ma con garbo, è molto difficile trovarlo. Assolutamente, perché penso che scherzi a parte, ed è difficile con questi qua, ma scherzi a parte nella volgarità dilagante. Il tuo cravattino, per piacere. Sì, mo te lo metto tra poco, fammi fa finta che faccio un altro lavoro. Dicevo, nella volgarità dilagante è poi difficile... essere garbati, portare alla riflessione e farlo con leggerezza, laddove la leggerezza non significa disimpegno, attenzione, significa non essere pesanti in un senso o nell'altro. Leggerezza in sé, proprio nel senso vero. Leggerezza, questa parola che va recuperata e che purtroppo con questi tempi grami che viviamo stiamo un po' a perdere. Ma l'ha vista la gente in mezzo alla strada? Sta sempre incazzata, sta sempre cacapara da parte, non salutano più cose. Buongiorno, che cazzo, cioè è proprio a questi livelli qua, hai capito? E quindi bisogna fare attenzione a queste cose. Che meraviglia. Intanto noi avremo il privilegio di stare con voi, di ascoltarvi, di vedervi. Sì, sì, ci saremo. Di norma sì, ma siccome... Ma l'intervista è andata a vedere il Napoli, voi che potete io me lo sento. Sì. siccome mi avete incuriosito, siete fantastici, e si vede già, ho letto le vostre gesta, quindi ragazzi... Va bene, vi faccio l'ultima domanda, la mando un po' così gaglioffa, allora diciamo, la Compagnia Solot sta al teatro come... Che ne so, la virginità ciccioline, che ti devo dire? Cioè, non... Che volevi? No, volevo dire una cosa seria. Puoi ripetere la domanda perché insomma è un po' marzulliana, capito? Quindi, sì, però sta al teatro bene. Tu come stai? Stai bene? Dunque, no, per rispondere alla tua domanda, visto che loro sono impreparati, allora dicevo, la domanda è? No. Solo sta teatro. È uguale, cioè praticamente come stiamo?
Stiamo bene perché la gente. Stiamo bene perché la gente viene a teatro, ci segue. Questo è uno spettacolo che sta girando il mondo. E quindi vuol dire, significa che la compagnia Solot sta al teatro come il pane per la gente quando mangia un coppa. Niente. È di battipaglia. Lascia lei chiudere questa. Radio? Città di Ariano. Città di Ariano, amici di Città di Ariano, siamo stati contenti di questa intervista, noi speriamo davvero tanto di potervi vedere qui numerosi e non solo oggi, sempre in questo teatro, perché è carino, è uno spazio polifunzionale, mi sembra molto, molto adatto per la vostra cittadina. C'è Katia che se venite a Benevento troverete Michelangelo, se venite qui troverete un po' Katia, quindi vi lascio immaginare le proporzioni quali sono. Quindi venite sempre qui. Comunque venite a teatro e seguite moltissimo il loro gruppo perché sono ragazzi di buona volontà, sto dicendo una cosa seria. Sono ragazzi di buona volontà e devono essere premiati, quindi un applauso. Che stai parlando di fa chi? Cioè sono ragazzi che devono essere, lo fanno bene e lo fanno, sono ragazzi di buona volontà, di buona volontà, sai, stanno, chiudiamo perché ciao a tutti. Bene, parliamo di teatro oggi, teatro con una commissione fantastica e il vino. Noi parliamo con dei grandi vinificatori direttamente da Taurasi, parliamo col signor Raffaele Inglese, parliamo di questa bellissima cantina che è l'antico borgo, quindi il vino, il Taurasi, anche in questo caso principe dello spettacolo. Da quanto tempo siete vinificatori? Noi siamo vecchi vinificatori, anche se siamo giovani, diciamo, di età, però io personalmente sono nel settore del vino dagli anni 80 prima. E siamo due soci, contemporaneamente io sono enologo e lui, l'altro socio, è un agronomo e quindi viticoltore e anche agronomo, e abbiamo goduto questa passione, ci ha unito questa passione per fare il vino a Taurasi. Taurasi già il nome stesso, la passione si nasce, si può dire, nel vino, quindi non è che c'è bisogno di grande esperienza, però io come enologo di professione che opero in altre aziende, in più mi ho messo questa attività dal 98 personalmente, però venivamo già da due situazioni di collaborazione con altre aziende che non ho portato a buon. Non vi siete inventati ieri? No, noi veniamo, siamo stati quasi i pionieri, io come enologo e lui come viticoltore, che poi è l'artefice di tutto, lui fa il vino e io gli do la mano tecnicamente. Ma il segreto di questo vino fantastico qual è, di Taurasi in sé? Principalmente il territorio. Il territorio, perché l'aglianico viene coltivato, la base del Taurasi è l'aglianico che viene coltivato in varie regioni d'Italia, però è la zona, il territorio, che si può dire che è baciata da Dio Bacco, perché abbiamo innanzitutto una bella presenza di sostanze particolari nel terreno, quale calcareo, potassio, calcio, che permette la coltivazione della vite, e in più l'esposizione del territorio. E poi la mano dell'uomo che ha fatto negli anni, la cultura proprio a Taurasi, esiste proprio la cultura della vite. Bene, dopo questo bello spot sul vino, intanto qui stasera teatro e vino, una cosa meravigliosa, grazie di cuore. Grazie a te. Bene, a parte qualche impellenza, siamo tornati qui al teatro, abbiamo parlato con gli artisti, con gli attori, abbiamo parlato di vino e parliamo di lei. L'autrice, la fautrice di tutto ciò, si può dire così, Katia Cogliano. Siamo arrivati quasi alla fine del cammino con un grande botto finale, ma stasera è Solot. E stasera è davvero un botto, non è quello finale, ma per me è un botto, perché come hai già potuto vedere, loro sono uno spettacolo già così, già nell'intervista hanno creato uno show. E per me è un pezzo di cuore, perché loro sono i miei maestri, io mi sono formata da loro e quindi sono emozionatissima, ma sempre sono emozionata. E la fautrice no, nel senso, io sono una parte del gruppo che porta avanti questo spazio. Una colonna portante, dai, diciamo. Una colonna, per la struttura fisica, non perché altro, perché somiglio a una colonna. Senti, potremmo fare già un riassunto di tutto ciò? No, non lo facciamo, rimandiamo tutto a dopo, però parliamo del grande evento del 24. Mamma, tutti parlano grande evento, in realtà io non vorrei dire grande evento, mi mette tanta pressione, però devo essere sincera, a un mese prima non mi era mai capitato, noi stiamo avendo prenotazioni già tanto tempo prima.
e quindi per me è davvero una vittoria, indipendentemente da tutto è un'enorme vittoria. Pinocchio è una sfida perché ci sono tante difficoltà, tanti momenti difficili che a testa alta stiamo superando e stiamo andando avanti, quindi non sarà solo uno spettacolo, ma io lo vedo come un momento di crescita e di come si dice, saldare, cioè come si, ditemi una parola che non sbaglio, un momento sì del gruppo, che sono sicura rappresenterà un passo in avanti proprio come lavoro, come professionalità del gruppo surreale. Per essere un po' più terreni, abbiamo solo bisogno di un teatro più grande, lo possiamo dire? Posso dire la mia? Dillo. A me piace. Lo so, però siamo... Alle volte che succede? Che con questi grandi pianoni poi non entrano tutti? Sì, però l'atmosfera che io vivo qua è il teatro che piace a me, quindi parlo di una cosa prettamente personale. È davvero un ambiente magico, è caldo, è accogliente. Allora preferisco avere il giorno in più per fare lo spettacolo, ma avere comunque quell'ambiente che ti fa sentire protetto e a casa. Va bene, la mia idea, eh? Sì. Questo e tanto altro ancora, solo se venite qua da Ariano Irpino, insieme alla Compagnia Surreale, tanto teatro, tanto divertimento, tanta intelligenza. Grazie a Katia Cogliano. Ciao, un abbraccio a tutti.